io sono la responsabile di questo negozio e aiuto i ragazzi con la clientela. I panini però li fanno i ragazzi. Essendo di Caserta mi sono iscritta al centro per l'impiego a Casa Giove, che mi ha dato l'idea di iscrivermi a Garanzia Giovani. Io avevo chiesto il mini credito, quindi 25.000 euro, perché comunque pensavo che sarebbero bastati per fare questo piccolo negozio. Si chiama Self Employment. Io ho seguito un corso alla Camera di Commercio a Caserta. Là ci hanno insegnato, tra virgolette, a essere dei piccoli imprenditori. Le cose stanno andando bene. Io prima mi occupavo dei bambini, facevo la maestra di doposcuola per i bambini delle scuole elementari. Andavo io a casa dei bambini a fare il doposcuola. Il mio compagno lavorava sempre presso un'altra ghiaccieria, sempre qua a Caserta, via Roma. E poi fu licenziato. E lui andò in Germania. Allora questa cosa mi ha spinto, non era nelle mie intenzioni diventare un'imprenditrice, però questa cosa mi ha spinto a fare una cosa per lui. Sempre tramite il centro per l'impiego mi avevano detto che c'era questa possibilità, allora io ho iniziato questa strada da zero, non sapevo niente. Adesso mi sento un po' più sicura dopo 2 anni, però all'inizio proprio veramente non sapevo neanche come si faceva la spesa. E quindi lui è dalla Germania, è ritornato qua per il lavoro, perché appunto qua il lavoro non c'era, né per me né per lui. Grazie alla Regione Campania e a Garanzia Giovani io ho riportato il mio amatissimo fidanzato qua in Italia, perché lui, essendo straniero, algerino, era convinto che l'Italia non aiutasse i giovani, non aiutasse i ragazzi. Invece no, la Regione Campania, soprattutto la Regione Campania e Garanzia Giovani, mi ha aiutato a riportare il mio compagno qua dalla Germania, e non è poco. Abbiamo avuto più aiuti qua in Italia, in Campania, a Caserta, che in Germania, perché lui intanto è stato 2 anni in Germania e non è riuscito ad aprire il suo negozio. E io con Garanzia Giovani sono riuscita ad aprirmi un negozio, partendo da zero, io non avevo niente. E mo si può dire che dopo 2 anni me ne posso aprire anche un altro. Molte persone vengono nel mio negozio e mi chiedono come ho fatto, appunto perché sapevano che io non avevo niente. Quindi mi dicono: Rosaria, come hai fatto a fare questa cosa? Anch'io mi voglio aprire il bar, anch'io voglio fare questo. E io lo consiglio a tutti di Garanzia Giovani. Però per partecipare a Garanzia Giovani bisogna iscriversi al centro per l'impiego. Allora io anche tanti ragazzi li sto invogliando a fare questa nuova esperienza. La maggior soddisfazione è che a mio figlio non manca più niente. E poi che lui è tornato.